I segnali operativi dei singoli future vengono inviati quotidianamente entro le ore 8 tramite un file PDF come questo in evidenza. Le istruzioni precise sono riportate a piedi pagina dello stesso file. I segnali long e short sono validi solo se ad un certo orario, e questo orario varia a seconda del future considerato, il prezzo si trova all'interno del range che gli stessi livelli delimitano. Se la quotazione invece si trova sul livello long oppure sopra, oppure sul livello short oppure sotto, non sarà possibile alcuna operatività per tutta la seduta. Una volta comunque entrati in una delle due possibili posizioni, o long o short, ci possono essere alcune situazioni da gestire. La prima situazione: se viene raggiunto il livello di stop loss, la posizione dovrà essere chiusa, ma la stessa operazione, nella stessa direzione, potrà essere ripetuta un'altra volta, qualora venisse toccato nuovamente il livello di entry. In pratica sono permesse al massimo due chiusure consecutive in stop loss nella stessa direzione, dopodiché l'operatività dovrà cessare. Eventualmente l'operatività potrà anche essere riattivata, ma se e solo se dovesse essere toccato il livello di entry opposto. E anche in quel caso varrebbe comunque sempre la regola dei due stop loss consecutivi. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, una seduta di borsa potrebbe essere caratterizzata anche da un massimo di 4 stop loss consecutivi. Secondo caso, si viene raggiunto il livello around e prima di raggiungere il livello target, il mercato ritraccia sul livello trading, beh, la posizione dovrà essere chiusa proprio su questo livello trading. Si tratta di una piccola operazione in guadagno in un'ottica difensiva e a questo punto l'operatività dovrà cessare, operatività che comunque potrà essere riattivata solo nel caso in cui i prezzi toccassero il livello entry opposto con nuovi livelli, ma le regole sono sempre le stesse. Terza situazione: se viene raggiunto il livello target, ovviamente la posizione dovrà essere chiusa e l'operatività cessata. Anche in questo caso l'operatività potrà essere riattivata solo qualora i prezzi toccassero il livello entry opposto. Infine, poiché la natura di questi segnali è rigorosamente intraday, nessuna posizione potrà essere mantenuta in overnight e pertanto se dopo l'entry non viene toccato né lo stop loss, né il target, né il trailing, la posizione dovrà per forza essere chiusa al meglio 5 minuti prima della chiusura del mercato, tenendo presente che ogni borsa ha i propri orari.